La cerimonia sarà breve, ma credo assolutamente intensa e significativa. Cedo la parola a Dolores Mangiolini per alcune letture sceniche. Grazie. Nel pomeriggio del 24 settembre 1921 viene affisso un manifesto sui muri di Mola, con cui si annuncia per il giorno dopo un comizio dell'onorevole Giuseppe Di Vagno alle ore 17 in piazza 20 settembre. Per l'occasione il deputato conversanese inaugurerà anche il nuovo circolo socialista guidato dal bracciante agricolo Antonio Cicorella. Giuseppe Di Vagno decide così di venire in Puglia e parte da Roma come un treno per raggiungere Mola. Quando il treno si ferma alla stazione di Foggia, il giornalista Antonio Bonito, avendo saputo da un suo informatore fascista che a Mola l'avvocato sarebbe stato oggetto di un mortale attentato, decide di salire sul treno con lo scopo di parlare con Di Vagno. Avvocato, ti prego di non andare oltre. Fermati e torna indietro a Roma, perché ho saputo che a Mola potresti rimanere vittima di un'aggressione gravissima. Di Vagno lo guarda dritto in faccia e senza scomporsi gli risponde: Tonino, se tu fossi al mio posto e nei miei panni, torneresti indietro? Come posso non andare a Mola, dove i compagni socialisti mi aspettano con ansia? La probabilità che uno come me possa cadere nella lotta non deve scoraggiarci dal sostenere la nostra causa, che è una giusta causa. Il treno riparte e Di Vagno decide di proseguire. Verso le ore 10, Di Vagno arriva nella stazione di Mola. Alle ore 17, numerosi socialisti molesi vanno ad incontrarlo e l'accompagnano nella nuova sede del Partito Socialista, che si trova in Corso Umberto I. Con lui in testa, affiancato da Antonio Cicorella, si forma un lungo corteo. Si ferma in piazza 20 settembre e accanto al Caffè Roma Di Vagno sale su un tavolo predisposto apposta per lui e di qui sviluppa un'accurata relazione politica, priva di offese verso i suoi avversari. La piazza è gremita da una folla immensa ed entusiasta. Il comizio termina con un lungo e fragoroso applauso verso il deputato. A questo punto Di Vagno si incammina verso via Loreto per salire su una vettura che lo attende per portarlo a Conversano, dove lo aspettano la giovane sposa in attesa di un figlio e la vecchia madre. Di Vagno ad un certo punto viene seguito da una decina di sconosciuti. Sono giovani fascisti conversanesi, dal fare molto, molto sospetto. Ad un certo punto, in prossimità del crocevia Alberotanza a Vicolo Conenna, uno degli sconosciuti fascisti si avvicina di soppiatto alle spalle di Di Vagno e gli spara addosso, in un lampo, tre colpi di revolver diretti alla schiena. Nel contempo, gli altri fascisti, lungo via Loreto, con le loro pistole sparano all'impazzata una trentina di colpi e lanciano anche una bomba a mano che fa uno spaventoso fragore e spinge tutti i passanti a fuggire. Allo stesso tempo, una volta creati terrore e confusione, gli attentatori se la danno a gambe, infilandosi in tutte le viuzze vicine e si allontanano così dalla scena del delitto. Quando gli spari hanno terminato, il povero Di Vagno, caduto sul selciato, in verità tenta in qualche modo di estrarre la propria rivoltella e di reagire alla brutale aggressione, ma le pallottole dei fascisti hanno colpito punti nevralgici del suo corpo, per cui le forze lo abbandonano. Poi, comprimendosi il ventre con una mano, riesce tuttavia a trascinarsi, seppur con dolori lancinanti, in un negozietto di fronte al Palazzo La Terza. Qui la proprietaria, signora Maria Battisti, lo accoglie gridando aiuto ed invocando soccorso. In men che non si dica, una grande folla occorre in via Loreto verso Di Vagno. Qualcuno si dirige di corsa in ospedale per cercare l'intervento immediato di un medico. E così il professor Tarozzi, in pochi minuti, facendosi largo tra la gente, raggiunge il negozietto dove si trova Di Vagno ferito. Ritiene necessario trasportare urgentemente Di Vagno in ospedale e qui si adopera con rapidità assoluta per operarlo d'urgenza.
Sono le ore 20 di sera. Alle ore 24 di quella tragica giornata, il vice sindaco di Mola, l'avvocato Giuseppe Nardulli, dopo vari tentativi, riesce finalmente a collegarsi per via telefonica con la questura di Bari e così trasmette la notizia della vile aggressione a Divagno. Alle 3 di notte giungono su una grossa automobile gli amici più cari di Divagno, quelli con cui si tratteneva a discutere di politica. Nel corso di quella drammatica notte arrivano da Bari con una sgangherata automobile lanciata a tutta velocità anche tutti i dirigenti della Camera Provinciale del Lavoro, con in testa Giuseppe Di Vittorio. Giungono a Mola poco prima dell'alba. La forte fibra di Giuseppe Divagno cade alle ore 12:45 di lunedì 26 settembre 1921. Il cuore cessa il suo ritmo e gli occhi si chiudono alla vita a soli 32 anni. In un angolo della sua stanza dell'ospedale piangono la giovane sua sposa e la madre ottantenne. Nei comuni di tutta la Puglia giunge la notizia della sua morte, che commuove tutti i lavoratori. Nell'Italia intera esplode l'indignazione di coloro che cercano di resistere invano alle violenze dei fascisti. Il testo appena letto è tratto dalla drammatizzazione realizzata dal professor Guido Lo Russo, inserita nel suo volume intitolato In memoria di Giuseppe Divagno, nel centenario della sua morte 1921-2021. Buon pomeriggio a tutti. Giuseppe Divagno, nato a Conversano il 12 aprile 1889, morto a Mola di Bari il 26 settembre 1921. In 32 anni di vita, colui che fu soprannominato il gigante buono ci ha lasciato un'eredità immensa, che parte appunto da Conversano e termina per mano dei fascisti su Mola. Ed in questi giorni di commemorazione dedicati al centenario della sua morte, è proprio questa vita che assieme alla Fondazione Divagno, al suo presidente, l'avvocato Gianvito Mastroleo, al Comitato Nazionale presieduto dal professor Franco Gallo, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, alle associazioni socio-culturali e politiche del territorio abbiamo voluto non solo celebrare, ma illuminare e far conoscere. Una storia che parla di un giovane avvocato, deputato, che ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia sociale, delle libertà civili e gli ultimi, diffondendo i valori antimilitaristici della pace. Parole che risuonano come un pugno nello stomaco per noi che in questi giorni, in questa epoca, siamo ancora colpiti dalle conseguenze di guerre che non sono mai giuste, di diffidenze e rancori che animano le differenze sociali. Ne è stata prova, ad esempio, per la nostra città la data dell'11 agosto, una data storica in cui siamo stati protagonisti di uno sbarco di immigrati sul nostro territorio, una cosa che non accadeva da tantissimo tempo e che ci ha aperto un po' gli occhi e credo in tanti di noi lo spirito su quello che accade in tante parti del mondo. E lo stesso Divagno invece nella sua vita sostenne diverse istituzioni assistenziali, come la società umanitaria, come i comitati per i profughi serbi e montenegrini. Una storia che parla di un sud che molto spesso si è dovuto battere per i diritti fondamentali. Ed è anche grazie al suo impegno che si devono il completamento dei lavori per l'acquedotto pugliese, una delle opere, se non l'opera più imponente per il Mezzogiorno d'Italia. Un Mezzogiorno che spesso, troppo spesso, viene dimenticato con alcuni personaggi come l'onorevole Divagno che vengono alcune volte in maniera fatale sminuiti nella loro importanza. Come all'epoca, guarda caso, e come abbiamo ascoltato poco fa, fu sminuita, taciuta la sua morte avvenuta per mano fascista. Proprio qui a Mola,
in questo luogo o nei pressi, perché il luogo dell'assassinio fu ed è stato all'incrocio tra quella che era via Loreto, adesso via Giuseppe Di Vagno e via Albero Tanza. E terminando questa storia, che è anche la nostra storia, e da questo assassinio, dalle celebrazioni dell'anniversario di questo assassinio che vogliamo ripartire, per dare innanzitutto quell'eco che all'epoca il primo assassino fascista della storia ingiustamente non ebbe, ma soprattutto per ribadire che i fascismi di tutti i tempi non potranno mai assassinare la bellezza, quella dei valori che abbiamo ereditati da un giovane grande uomo, e che il nostro dovere, e sempre lo sarà, diffondere e radicare, soprattutto nelle nuove generazioni. E saluto con piacere la grande partecipazione di ragazzi che accompagnano questa cerimonia. Tutto questo perché questi valori devono rappresentare le nostre fondamenta, quelli della comunità che anche Giuseppe Di Vagno avrebbe voluto costruire. Grazie a tutti. Presidente, le cedo molto, molto, molto orgogliosamente il microfono. Grazie. Consentitemi innanzitutto di dirvi che dopo alcuni decenni che io partecipo a riti come questo, a cerimonie come questa, considero questa per me, ve lo dico con il cuore in mano, la più coinvolgente. Per varie ragioni. Di Vagno cade a Mola, è stato già detto, lo ripeteremo nei prossimi giorni, lo ripeteremo ancora, ma cade a Mola in una città che questo delitto non lo voleva. E la ragione per la quale io ho perseguito nel corso di tutti questi anni il coinvolgimento formale, pieno, sostanziale della città di Mola nelle celebrazioni, nelle ricorrenze nelle quali abbiamo ricordato Di Vagno, è essenzialmente questa: avere la certezza che da questo assassinio la città non solo fu estranea, ma ancora oggi la considera una macchia terribile che è caduta sul suo territorio da mani estranee. Questa è la ragione per la quale io ho perseguito da sempre, qui c'è Enzo Cristino, un mio vecchio carissimo amico, che per primo ebbe la sensibilità di accogliere la proposta di associarsi alla Fondazione Di Vagno per il suo valore simbolico, ed è la ragione per la quale io sono veramente, per quanto si possa esserlo in circostanze drammatiche come queste, sono contento di questa iniziativa, di questa manifestazione, di questa partecipazione. Io saluto le scuole in particolare. Il nostro centenario quest'anno ha una caratteristica, non ha nulla di retorico, ma è essenzialmente orientato verso la gioventù che studia, perché la gioventù che studia deve sapere quello che è accaduto, deve essere conscia delle conseguenze di quello che è accaduto, deve sapere che il fascismo di ieri è sempre in drammatico agguato. Questa è la ragione per la quale ci siamo rivolti molto alle scuole, ci stiamo rivolgendo molto alla nostra università,
perché è verso i giovani che va indirizzato questo messaggio. E questo è il significato che noi dobbiamo riconnettere alla partecipazione per la terza volta del Capo dello Stato nelle ricorrenze che noi, nelle quali andremo a parlare di Divagna. La presenza del Capo dello Stato non è un rito, non è una cerimonia. La presenza del Capo dello Stato è il suggello che questo evento è nel presente della storia del nostro Paese. Questo evento è nel presente della storia del nostro Paese, come simbolo della, come dire, dell'attenzione, della guardia che dobbiamo tenere tutti ben eretta contro la violenza, l'odio che sono sempre in agguato. Guardate, finisco, guardate, anch'io, nonostante insomma, frequento la rete ogni tanto, mi capita di andare, eccetera, leggere in rete determinati atteggiamenti, determinate reazioni, determinati, come dire, espressioni rispetto a quello che dovrebbe essere un confronto, il libero confronto, quello attraverso il quale si vince, non la violenza attraverso la quale solo apparentemente si vince. Allora, leggere questo, tutto questo, lo dico in particolare ai ragazzi, anche se noi dobbiamo, io credo che dobbiamo rivedere questo nostro concetto di ragazzi. No, io stamattina sono stato nel mio liceo, nel mio vecchio liceo a Conversano. Ho svolto una conversazione con una classe, una quinta del liceo scientifico. Abbiamo parlato di Pertini, abbiamo parlato di un libro, abbiamo parlato sostanzialmente di democrazia. Ho trovato 30 ragazzi attenti, nessuno di loro ha girato lo sguardo per tutto il tempo. Quello vuol dire che c'è ancora una coscienza democratica alla quale noi ci dobbiamo rivolgere, che dobbiamo coltivare, che dobbiamo saper tutelare. Questo è il significato della venuta domani del Presidente Mattarella a Conversano. È lo Stato che fa proprio questa ribellione, questa protesta, è lo Stato che difende la democrazia nel nostro Paese. Divagno, lo ha accennato il vostro bravissimo sindaco, veramente vi esprimo i miei complimenti per questa bellissima figura. Io l'ho conosciuto soltanto qualche mese fa, però vi esprimo un grandissimo compiacimento. È vero, Divagno ha avuto una marginalizzazione da parte della storia, però tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni, di là da un certo, come dire, assolutamente al di fuori di ogni narcisismo storiografico, noi abbiamo voluto ricollocare questa persona, questa figura nell'interno della storia del nostro Paese. Lo dicevo un momento fa, ho scoperto ieri per caso, perché ho partecipato ad un'altra iniziativa, che Di Divagno si è occupato due giorni dopo dell'assassinio di Enrico Malatesta, che è stato il capo, che era a quei tempi il capo degli anarchici, dell'anarchismo italiano, e si è occupato sempre Di Divagno, il movimento anarchico, negli stessi mesi, individuando le vere cause, le vere ragioni del suo assassinio, collocate naturalmente all'interno di quello che non si doveva fare e non si fece, e cioè il patto di pacificazione, evento dal quale poi è cambiato il corso della storia, della storia di questo nostro Paese. Concludo con due pensieri. Il primo, Divagno ha pagato due volte, questo lo hanno messo in luce negli anni passati i nostri eccellenti ricercatori che si sono occupati di Divagno. Io vedo qui Guido Lo Russo, mi lega a lui,
un rapporto che risale a 40 anni fa, quando lui si è occupato di socialisti, si è occupato di Divagni, abbiamo prodotto tre volumi, insomma, vedo Guido Lo Russo, c'è stato con lui Antonio Leuzzi, c'è stato con lui un gruppo di studiosi che ha ripreso in mano la ricerca, e la dobbiamo proseguire, perché la ricerca di Vagni non è ancora conclusa. Ieri mi dicevano, appunto, lo dicevo prima, che di Vagni e del rapporto col patto di pacificazione si sono occupati gli anarchici nel 1921. C'è una intuizione alla quale arriverà Simona Colarizzi il 1972, e sul quale abbiamo costruito poi anni e anni e anni di ricerche molto, molto approfondite. So che mi sono lasciato prendere, ho dei doveri da assolvere. Ringrazio la città di Mola, ringrazio il sindaco di Mola che questa volta al centenario ha aperto le porte della città. Di questo noi gli siamo profondamente grati. Questo è un rapporto, caro sindaco, che noi continueremo all'insegna della difesa di ogni libertà. Il sindaco poi ci ha regalato una bellissima persona come sua delegata, che ha lavorato con noi, che abbiamo inserito nel Comitato Nazionale, che è qui presente, Graziana, e che, te lo dico, noi speriamo di poter utilizzare nel futuro, perché è una ragazza brava, volenterosa, e molto 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 generosa. Desidero ringraziare Enzo Cristini. Io gli ho telefonato io a Enzo, ho detto: Enzo, non puoi non esserci. Perché? Perché questo processo di solidarizzazione tra la Fondazione di Vagni e il Comune di Mola parte con lui, e parte con lui perché il 2001, quando celebrammo l'ottantesimo anniversario di Divagno, noi fummo stimolati, incoraggiati, pressati da Gaetano Arfè, che tenne la sua relazione ufficiale a Conversano, mentre qui facemmo un dibattito a Mola con Franco Fistetti e altri due studiosi, compreso Antonio Leuzzi. Gaetano Arfè ci disse: proseguite la ricerca su Divagno. L'abbiamo fatto, credo abbiamo raggiunto dei risultati positivi, e proseguiremo ancora, perché ancora abbiamo molto da fare. Voglio ringraziare le forze dell'ordine che sono qui, i corpi militari che sono qui presenti. Non capitava spesso questa presenza, oggi c'è, ed è il segno che questo nostro paese ha maturato molto nel senso anche del recupero dei grandi valori della nostra libertà. Di Vagni, ripeto, ha pagato due volte, e sempre all'insegna della riconciliazione, della pacificazione, della riconciliazione. Ha pagato il 21, perché il patto di conciliazione non si doveva fare e non si fece, e Di Vagni fu lo strumento perché non si facesse. Ha pagato il 1946, 47, 48, quando gli autori ancora una volta sono rimasti impuniti, perché quella volta la riconciliazione nazionale esigeva naturalmente qualche volta anche uno strappo, perché di uno strappo si trattò, anche al decreto di amnistia che prevedeva l'omicidio, e invece i giudici ritennero di poterlo applicare anche all'omicidio preterintenzionale, sbagliando. Infine una nota: è qui con noi l'autrice della bellissima targa che adesso scopriremo, il cui testo abbiamo discusso. Io le ho chiesto, questa è una bravissima docente, una bravissima compagna, come una che sta con noi nella nostra sinistra, Lea Durante è qui, la voglio formalmente ringraziare per l'affetto fraterno. Grazie.
Devo rinnovare i ringraziamenti a voi per la partecipazione. Adesso questo momento prosegue nella sala mostre del Palazzo Roberti in piazza 20 Settembre. Qui lo vediamo a breve distanza per l'inaugurazione della mostra dedicata a Giuseppe Di Vagno, curata dal professor Guido Lo Russo, e per l'occasione consentitemi di rinnovare i ringraziamenti al professor Lo Russo e ringraziamenti anche a Filippo Affatati, che ha dato una mano importantissima affinché questa mostra venisse allestita, e quindi lo ringrazio davvero di cuore pubblicamente. Grazie ancora e ci vediamo al Palazzo Roberti.